nuovo video e benvenuti in un nuovo video aspettativa versus realtà. Sì, mi vedete vestito uguale al video di Shein che vi ho girato con gli abiti indossati, quindi quelli là un po' normali, ma oggi siamo qui per fare il video di aspettativa versus realtà per quanto riguarda i capi sportivi. Ho acquistato due completini sportivi perché ho fatto quattro, due completini sportivi. E raga, non vedo l'ora, se avete, non vedo l'ora di vederli perché non li ho neanche aperti, quindi non li ho visti, non li ho toccati, quindi non lo so, però sono troppo contenta e troppo curiosa. Ho iniziato a prenderne due perché volevo testare un po', il materiale, un po' come vestivano, quindi sono andata tranquilla e ho detto vabbè, prendiamo i primi due. E specialmente di uno che lo sto fissando e sarà il primo che proverò, il primo che vedrò. Non vedo l'ora di vederlo indossato perché è uguale ad un marchio molto famoso di abbigliamento comunque sportivo per noi donne, ma se non sbaglio anche sì per quanto riguarda gli uomini. Se avete visto l'altro video, già vi ho detto che io sinceramente a primo impatto lo trovo un sito molto conveniente perché ha diverse scontistiche, quindi buono. E comunque io ho acquistato tutto con 15% di sconto perché in base a quanto spendete avete degli sconti. E quindi niente, il pacco all'incirca ci ha messo 15 giorni per arrivare, quindi fattibile. Allora io vado a riprendere l'ordine e così vi dico anche i prezzi e le taglie. Ma ho preso tutto M perché di solito la mia taglia è sempre M. Allora, iniziamo col primo che è uguale, almeno vi dicono uguale il tessuto perché non lo so, non l'ho toccato, ma sicuramente sarà diverso il tessuto del marchio originale che si chiama Gymshark o Shark, non so come si pronuncia, però penso che mi avete capito. Ed è questo qua. Devo dire la verità che il tessuto è molto bello, ma è sicuramente invernale proprio come tessuto. Vi dico un attimo quanto l'ho pagato, il set totale costava 19 euro, io l'ho pagato 15,91 euro, quindi molto fattibile. Devo dire la verità, molto elasticizzato, speriamo bene, secondo me mi va un po' largo in vita. Bene, questo violetto con questa trama tipo militare, con viola, no, viola chiaro, sfumato. Questo è il davanti perché poi dietro sul sedere è arricciato. Speriamo bene, non lo vedo tanto. Sì, è elasticizzato ma non molto, quindi è un tessuto che non mi sembra che cede, poi mi si comporta, però a primo impatto devo dire la verità, molto bello. Mi preoccupa un po' qua, che tipo a me quando sono questi tessuti così che presentano una vita così netta, una linea così, mi scendono molto spesso, quindi vediamo un po'. Ed è fatto così e sotto però c'ha i polsini, quindi buona questa cosa. E sopra c'ha il top, molto molto particolare. Lo vedo grande. Ok, si presenta così, ovviamente le coppette da dentro si possono anche togliere, vedete, sfoderabile. È fatto così, c'ha questa scollatura avanti, questa linea sotto per ovviamente stringere. E poi dietro presenta questa parte intrecciata. Non lo so, sono molto curiosa perché ovviamente questo è un po' il brutto dei set, perché io avrei optato tipo sotto una M e sopra una S, perché ok ho le spalle un po' più grandi, queste cose qua, però il seno quindi è un po' così, però speriamo bene. Devo dire la verità che se mi starà bene comunque il prezzo è fattibile per 15 euro. A primo impatto devo dire che mi piace molto. Shein c'ha tanti come si dice, tantissimi set sportivi. Ora vi faccio vedere il pezzo di sopra. Cioè, raga, io mi sono innamorata. Taglia perfetta. Eccolo qua. Una raga veste veramente molto molto bene. Adesso vi faccio vedere anche il sotto, ma è bellissimo. Io mi sono innamorata di questo completo. Infatti penso di prenderlo anche nelle altre colorazioni, anche quello verde. Mi piace tantissimo, taglia perfetta. M è la mia taglia. Così è il sotto. Poi un altro, sempre M, sono paura, raga. Io ho paura quando faccio queste cose. E l'ho pagato. Questo è quello proprio più economico perché costava 13 euro e l'ho pagato 7,56 euro.
Questo è già diverso il tessuto. Questo secondo me mi starà bene. È già molto più diverso. E questo mi entrerà mai? Lo vedo un po' trasparente. È molto più morbido e, diciamo, tra virgolette, elasticizzato. Però ovviamente, raga, la qualità dei due tessuti preferisco l'altra, perché questo si vede che costa poco. Però speriamo bene. Ho un po' i miei dubbi. Questo, raga, secondo me, quando sudate si vede proprio tutto. Tutto proprio. Secondo me cambia proprio il colore. È questo bello orchidea con questa scritta rosa. Hidden. Vabbè. Così io, raga, speriamo che cede, ma io penso che a cedere cede. Fatto così, molto lungo. Con sotto questi finti polsini che non reggono. È molto morbido come tessuto, cioè si può vedere proprio la differenza al tatto. Vabbè. E sopra questo toppino. Non lo so, raga, non mi ispira questo. È bello, ma non lo so. Però devo dire la verità che quel tessuto è molto morbido e questo secondo me non se ne scende facilmente, perché è morbido, però allo stesso momento lo vedo quei tessuti che si adattano al tuo fisico, al tuo corpo. Quindi speriamo bene. Il toppino è molto semplice, orchidea. Molto comodo come toppino. Non è quei toppini che ti stringe, quindi un toppino del genere mi serviva, perché ultimamente mi vanno tutti stretti e a volte soffoco negli allenamenti. Allora, è fatto così, io con questa fascia sotto, sempre comunque per reggere il tutto, e poi dietro è bello scollato. Non lo so. Comunque, raga, questo è osceno ed è bocciatissimo, vi evidenzia di tutto. Cioè, si vede tutto, trasparentissimo, è osceno, questo è bocciato proprio. Il top sopra sì è bello, ma sinceramente non ne vale la pena. Stringe troppo e segna troppo, osceno. Sono molto belle entrambi, ovviamente il primo mi piace di più rispetto al secondo, però ovviamente lo vedremo indossato e vediamo un po' se ne vale la pena, poi ovviamente vi parlerò, vi farò delle clip parlate. Quindi niente, raga, incrociate le dita per me, voi già avete visto tutto, ma io adesso ho paura perché vado a misurare, quindi andiamo a vedere un po' il verdetto finale. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, non so se volete vedere altri video del genere, mi raccomando lasciate un po' le censure e scrivetemi tutto giù nei commenti, voi cosa avete preso, se avete acquistato anche voi qualcosa su questo sito, fatemi sapere. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!